Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione dell'AstroTG speciale di domenica del 13 marzo 2022. Oggi continueremo a parlare della luna piena nel segno della Vergine. Adesso via con la sigla per non dimenticare di mettere like e iscriversi al canale. Eccoci finalmente con il proseguio dell'analisi di questa ultima luna piena dell'anno nel segno della Vergine. Nella scorsa puntata avevamo visto un po' il tiraggio delle carte dei tarocchi dove come soluzione finale corrispondente al pianeta Giove era uscito il 10 di denari, che andava ad indicare finalmente, come già l'aveva previsto l'astro TG, un epilogo di tutta questa situazione di guerra con una possibile crisi finanziaria, crisi monetaria globale, crisi energetica e anche di produzione e quindi possibili lockdown di tipo energetico. Quindi anche le carte ci hanno confermato questa previsione e si può concludere con il fatto che questo anno, considerato anno del caos del 2022, questo primo rischio di guerra si concluderà abbastanza presto e speriamo che sia così, speriamo che le previsioni siano giuste, ma non è detto che poi non abbia conseguenze, ripercussioni per dopo. Abbiamo visto che i transiti fino a maggio sono buoni, ma all'inizio di maggio finisce anche la stagione 7, quindi non sappiamo ancora, non sono state rilevate ancora le previsioni a venire, anche se abbiamo visto che la stagione 7 si conclude il 2 maggio, i primi di maggio abbiamo previsto un possibile cataclisma a livello ambientale planetario. Però non sono state ancora rilevate per ora le previsioni che invece faranno parte della stagione 8. Ciò non toglie che effettivamente sarà in quel periodo che ci saranno ripercussioni riguardo a questa situazione di guerra. Una possibile risposta da parte dell'Occidente alle invasioni della Russia potrebbero avvenire. Un po' come la situazione della pandemia. 2 anni di pandemia hanno portato alla conclusione che l'unica cosa reale di questa pandemia sono stati gli sbracciamenti e l'instaurazione del marchio della bestia. Per ora invece la guerra, come unica conclusione, come conseguenze tangibili di questa guerra, per il momento ovviamente, saranno semplicemente un avanzamento dell'agenda globale verso un impoverimento, un assoggettamento della società attraverso la crisi finanziaria, la crisi economica, la crisi delle materie prime e delle energie. Quindi se tutto andrà come previsto ci potrebbero essere restrizioni e lockdown di tipo energetico, ma ripeto ancora una volta, tutto per noi osservatori consapevoli che cerchiamo appunto di attingere alle energie planetarie più interessanti per noi, fino a maggio potremo respirare, perché appunto l'attenzione è stata spostata su altro e soprattutto sappiamo che il pass, nonostante è stato così opprimente e si è spinto così oltre fino all'obbligo degli sbracciamenti per i cinquantenni, sappiamo che così come in Francia verrà tolto il 14, a un certo punto verrà tolto anche in Italia e questa sarà la garanzia che oltre non si spingeranno. Potranno solo abbassare le restrizioni o aumentarle, ma non oltre questo livello verso dove già si sono spinti. In seguito, probabilmente anche fino al 2025, quando ci sarà un miglioramento generale, lo vedremo anche da alcune configurazioni planetarie, anche alcune previsioni sul gruppo Facebook a razzo della rivelazione, dopo il 2025 le cose miglioreranno, nel senso che vi sarà questa figura che apparirà, che potrebbe essere la figura dell'anticristo. Da una parte non è una figura rassicurante, ma porterà a periodi di maggiore pace, dove comunque noi dovremmo fare molta attenzione e non lasciarci sedurre, diciamo, da questa figura. Ma veniamo adesso con la continua dell'analisi della luna piena. Abbiamo detto che a un certo punto analizzeremo i gradi sabiani e le eventuali stelle fisse. Abbiamo già nella scorsa puntata visto un po' quello che è uscito con le carte dei tarocchi, ma lo rivedremo alla fine per fare un ricapitolativo. Abbiamo visto invece la differenza anche nelle scorse puntate fra l'ultima luna nuova dell'anno 2022 e quella dell'anno 2020, perché in comune avevano la scatenante della presenza di Marte nel segno del Capricorno.
abbiamo visto quindi le differenze fra le due date, quello che possiamo aspettarci. Adesso veniamo ai gradi sabbiani e alle stelle fisse. Andiamo al grado sabbiano del Sole nei Pesci, che è un grado sabbiano che recita così: un giardino ben coltivato, rischiarato dalla luna piena. Soddisfazione dei bisogni naturali, valore del potenziale umano messo in luce da un lavoro sostenuto e costante. Quindi è un grado sabbiano che ci parla di un po' di rimboccarci le maniche e che tutto sarà messo in opera perché noi possiamo appunto continuare per la nostra strada. E soprattutto quello che è interessante è che dice un giardino ben coltivato, che ci parla dei frutti del lavoro umano di cui parla in seguito, è rischiarato dalla luna piena, quindi ci parla anche questo grado sabbiano della luna piena, quindi è un grado sabbiano che sta lì al punto giusto per questa luna piena. Grado sabbiano del Sole, il messaggio che sarà diciamo rispecchiato dalla luna sarà proprio una speranza, che poi la luna è in Vergine, attenzione, che ci rimanda al lavoro, quindi una speranza per una ripresa del lavoro, del potenziale umano. E infatti ci sono miei amici che si erano messi in sospensione proprio per non prendere il marchio della bestia e che fra poco, il 14 appunto, riprenderanno a lavorare perché c'è la levata del pass qui in Francia, quindi probabilmente ci sarà una certa ripresa. Da una parte la crisi finanziaria, come abbiamo detto, la crisi economica, però la gente potrà ritornare probabilmente alle proprie attività. È interessante vedere che come carta generale, la carta nascosta nel tiraggio dei tarocchi, era proprio l'otto di denari, che ci rimanda appunto a un lavoro, a una ripresa del lavoro, a un lavoro costante. Veniamo invece al grado sabbiano, dove vi si trova la luna, e qui vediamo che avremo ancora un'altra conferma di una possibile pausa, di una possibile sospensione delle belligeranze. E infatti il grado sabbiano parla così: un leader di tipo Mussolini si impadronisce del potere. Afferrare senza esitazione ogni occasione quando si presenti, il senso intimo di un destino pubblico da assumersi. Ok, mettiamo in sospeso un attimo questo grado sabbiano e vediamo che oltre al grado sabbiano la luna va a congiungersi a una stella fissa che è la stella di Zaviava, che ha come natura, come energie, un misto delle energie di Mercurio e di Marte, che porta una certa capacità e aggressività nell'argomentazione, una certa velocità di argomentazione, una certa possibilità di saper avere presa con le proprie parole sul popolo, e quindi ci rimanda questa stella allo stesso grado sabbiano, che è appunto un leader di tipo Mussolini, quindi qualcuno che ha un certo carisma, una certa energia, una certa capacità di manipolare con le parole e portare l'attenzione a sé, si impadronisce del potere. E il grado sabbiano continua: afferrare senza esitazione ogni occasione quando si presenti, il senso intimo di un destino pubblico da assumersi. Quindi è possibile che una figura di potere, che avrà una certa importanza ora che vi è una guerra in corso, saprà imporsi e quindi restare comunque sull'agire, influire con la parola. Per il momento quindi tutto è basato ancora sulle trattative, sulla parola. Quindi potrebbe questa figura non scatenare una guerra, ma calmare le acque, però cominciare a portare, diciamo, le energie del popolo dalla sua parte, in modo che ora ci sono stati questi eventi di guerra, e questa guerra vera e propria concentrata in Ucraina, ma in seguito questa persona potrebbe accumulare consenso intorno a sé, tornare a un'offensiva in un secondo momento. Quindi rimanere per ora sull'influenza e sulla forza delle parole che questa figura politica può apportare, potranno scatenarsi in qualcos'altro, in una guerra, in una nuova strategia di guerra in futuro, probabilmente dopo maggio, perché ricordo che ci sarà Giove congiunto a Marte nel segno dell'Ariete.
Quindi dopo i tarocchi, dopo il confronto fra la luna piena del 2020 e del 2022, dopo aver consultato anche i gradi sabbiani e le stelle fisse, ancora ci terrei a dire che l'esito a breve termine di questa guerra in Ucraina non sarà un peggioramento, un trasformarsi in una guerra ad ampia scala a livello europeo, a livello mondiale. Veniamo adesso invece a quello che è successo 15 giorni fa nella luna nuova nel segno dei pesci. Abbiamo visto molte notizie positive, quindi se ci sono state notizie positive nella luna nuova, adesso dopo 15 giorni nella luna piena del 18 marzo nella Vergine, queste notizie positive dovrebbero portare i loro frutti o comunque portare ancora maggiori notizie positive. Le notizie positive della luna nuova nel segno dei pesci che abbiamo visto insieme, anche perché è scritto al gruppo dell'AstroTG, sono i trattati di pace che ci sono stati il 3 marzo, per i corridoi umanitari. I trattati di pace probabilmente quindi avranno un esito finale nella luna piena e quindi si vedrà se questi trattati hanno portato a qualcosa e magari si concluderanno nuovi trattati a favore della pace, almeno per il momento. E un'altra notizia, i primi annunci della fine del pass in Francia e in Italia, e adesso infatti gli annunci del 3 di levata del pass si compieranno adesso con la luna piena, più o meno, 4 giorni prima, in Francia. Un'altra notizia è stata quella che dei giudici hanno messo insieme 400 pagine, hanno rese pubbliche 400 pagine contro Pfizer e contenenti tutte le prove dei danni collaterali e dei danni avversi di questi sieri sperimentali. Quindi anche questa situazione potrebbe concludersi e portare i suoi frutti benefici durante la luna piena del 18. Un'altra luna nuova che bisogna andare ad osservare per capire quello che succe può succedere in questa luna piena è la luna nuova della Vergine di 6 mesi fa, che ora va a trasformarsi in luna piena della Vergine 6 mesi dopo. E parliamo del 7 settembre 2021 e vediamo le notizie che sono state riportate dall'AstroTG, le più importanti in quel periodo. Ed era la legalizzazione, un passo avanti nella legalizzazione del Bitcoin e il mettere a cento, soprattutto dalla Francia, di nuovi farmaci che sostituirebbero i sieri e che sarebbero molto più efficaci, così come più efficace sarebbe il pronto intervento. Quindi vediamo che anche nella luna nuova, nella Vergine di questa estate, di questo settembre, le notizie non erano male. Quindi tutto ci porta a pensare che questa luna piena dovrebbe portare ottime nuove, diciamo, per tutti. Però andiamo a ricapitolare, dopo aver osservato le ultime lu due lune nuove, quella nel segno dei pesci di 15 giorni fa e quella nel segno della Vergine di 6 mesi fa, andiamo a ricapitolare quindi quelle che potrebbero essere l'insieme delle notizie possibili durante questa luna piena nel segno della Vergine. E potrebbero esserci quindi nuovi trattati di pace come notizie positive, come notizie un po' più negative, una crisi energetica e finanziaria ed economica che va ad amplificarsi. Però la cosa positiva, visto che era giovane la carta del re di denari che ci portava questa notizia, vuol dire che questo eviterà una guerra, quindi questa è la positività di Giove, diciamo. Annunci ulteriori di fine del pass, se in Francia magari sarà finito, per l'Italia si annuncerà la fine certa più in là, ad esempio. Il fatto anche che ricordiamo uno degli aspetti più importanti è quello di Marte e Venere che quadrano Urano, ci potrebbero essere appunto anche altre notizie sul Bitcoin. Maggiore avanzamento sulla questione Bitcoin, l'ultima luna nuova in Vergine di settembre. Ho potuto riscontrare ciò perché dicono che le azioni del Bitcoin sono in continuo aumento e si può prevedere a breve termine un raggiungimento di picchi record nella curva del Bitcoin. Altre notizie ancora potrebbero essere delle cure alternative a rassicurare questa situazione che comunque è rimasta in sordina, situazione legata al Covid, quindi di conseguenza la fine del pass, la fine delle mascherine. Visto che sono state uscite fuori queste 400 pagine contro la Pfizer, potrebbe esserci una rivalsa verso Ursula von der Leyen, che era stata accusata dall'europarlamentare rumeno Christian Teres sulla non trasparenza degli accordi presi da lei con la Pfizer. Quindi questo potrebbe essere un riassunto
generale di quello che potrebbe succedere con questa ultima luna piena dell'anno. Quindi abbiamo detto ormai tutto, abbiamo fatto il paragone fra l'ultima luna nuova piena dell'anno nel 2022 e nel 2020, le ultime lune nuove, quella nei Pesci e quella della Vergine, abbiamo visto i gradi sabbiani, abbiamo visto le stelle fisse e abbiamo visto i tarocchi, ma non del tutto perché non ho fatto la lettura completa, ci sono alcune carte che non abbiamo ancora analizzato e le analizziamo adesso in maniera veloce, facciamo una lettura veloce, una carrellata. Per i tempi stretti dell'astrotg non potrò dire come sono arrivato a interpretare ogni carta in questo modo, ma potrò solo farvi un riassunto di quello che le carte raccontano. Allora, vediamo un sole, diciamo che è il centro di tutta la lettura, al quale viene attribuito un fante di coppe. Il centro di tutta la questione è questa nuova società acquariana che deve nascere, diciamo, da coloro che si sono risvegliati, che hanno saputo accettare i valori dei Pesci, che hanno imparato i 2000 anni di reincarnazione, i valori dei Pesci, e quindi questa società adesso deve apportare i suoi frutti, deve manifestarsi per entrare in questa nuova era acquariana. Davanti a sé trova un ostacolo, che ovviamente è l'ostacolo della carta di Saturno, che è rappresentato da questo 6 di bastoni, questa carta che rappresenta l'orgoglio di coloro che si sentono di essere appoggiati sui loro principi egoici. Ma chi sono queste persone? Questo ostacolo che viene messo davanti a questa società che deve nascere, che deve esprimersi, così come il sole ha bisogno di esprimersi. Bene, questo blocco viene da tutte quelle persone che hanno alla base, come radici, tutti i valori della Babilonia che deve cadere. Questa regina di bastoni, al contrario, questa regina che crede col buonismo di poter governare e stare dalla parte dei buoni, dei giusti e della ragione in maniera passiva, senza non dover neanche ricorrere alla guerra e facendo fare la guerra ad altri. Insomma, questa Babilonia, questo gigante dai piedi d'argilla che dovrà cadere, sulla quale appunto tutti gli ego della civiltà occidentale, che rappresentano anche ognuno di noi, di tutte le persone non ancora risvegliate a queste nuove influenze di questa nuova società acquariana che deve crearsi, sono tutte persone che mettono un ostacolo. Quindi questo tiraggio ci parla proprio della nuova società, perché la domanda era riguardo agli esiti della guerra e riguardo a quello che succederà durante la luna piena. Quello di cui ci parlano le carte è che tutto è basato, tutto quello che stiamo vivendo e quello che vivremo durante la luna piena è basato su questa opposizione fra queste due società, questa nuova società che ha difficoltà a nascere proprio perché davanti a sé ha questa orda di persone che sono rimaste ancora legate ai valori, diciamo, del vecchio, di questo occidente che è costretto a cadere. Cosa ci ha portato a questa situazione è la ferita identitaria, questo non trovare più se stessi, quindi le energie di Marte che ci hanno spinto a farci le domande su quello che succederà tutti noi, quello che succederà con questa luna piena, vengono da un Marte in ricerca di se stesso, appunto per la ferita identitaria di Chirone in Ariete. Quindi un Marte che anche come pianeta non porterà probabilmente alla guerra. Ciò che invece ci porterà una riuscita, una vittoria, saranno i valori di Venere, che Venere che è congiunta a Marte. Se i nostri valori subconsci vengono da una società in declino, quelli consci, quelli che dovremmo acquisire, fare nostri nel migliore dei modi, quelli che verranno dal nostro ideale conscio, saranno di questo risveglio del femminino, di queste idee che vengono da questa nuova società che sarà molto femminile e che andrà appunto contro il patriarcato della vecchia società. Quindi idee soprattutto innovative e non di guerra e di rivolta. Diciamo, la guerra e la rivolta sarà proprio nelle parole e nelle idee. Ma tutto questo cosa porterà a breve termine? E qui c'è il messaggero degli dei, Mercurio, che ce lo dice, a un accordo fra queste due forze, fra queste due energie del passato e del futuro, insomma le energie della resistenza legate al passato e quelle dell'innovazione
di questa nuova società che deve nascere per forza, e quindi anche chi vuole mantenere i valori legati ai pesci, che sono valori del passato, ma sono quelli che permetteranno nascere di questa nuova società, rappresentati dalla popolazione russa, ad esempio, e dall'altra parte appunto l'Occidente e l'America, si uniranno in questa carta del due di bastoni, che rappresenta degli accordi, un tentativo di accordi fatti male, accordi mal riusciti, che porteranno una tregua, come già detto, ma una tregua non stabile. In seguito vediamo che Plutone, il cavaliere di coppe, ci porta a ragioni nascoste per cui tutto questo sta avvenendo, e sono appunto ragioni nascoste legate sempre al risveglio di questa nuova società. Quindi vuol dire che anche le élite nascoste, anche chi si sta mostrando come il cattivo di turno, ha probabilmente come scopo finale uno scopo rassicurante, e che, senza che noi lo sappiamo, queste ragioni sono occulte e ci vengono nascoste, vi è la possibilità che appunto le élite stanno facendo il doppio gioco. In realtà le stesse élite vogliono, attraverso questo gioco di poteri, questo gioco forza, attraverso le pandemie e le guerre, portare al risveglio di questa nuova società acquariana, che porta radice nei valori di 2000 anni di insegnamento di pesci, e non nei valori più verginini di opposizione al segno dei pesci, che rappresenta appunto la Babilonia che deve cadere, l'America, l'Occidente del materialismo. Questo Plutone, che gioca a fare il cattivo, in realtà vuole portare una certa selezione della società per poter far emergere appunto questa società che, incarnando i valori pescini, andrà poi a tuffarsi, diciamo, in questa nuova era dell'acquario. Vediamo che invece Nettuno, anch'esso rappresenta una coppa al contrario, quindi sono i nemici, gli altri, gli amici o i nemici, insomma tutto l'ambiente circostante che possa portare o no a realizzare questa situazione. E vediamo che una coppa al contrario, quindi anche Nettuno ci parla di ritrovare questa spiritualità per creare questa nuova società e andare verso la pace, però sarà difficile, ci saranno ostacoli, proprio perché appunto gli altri, come abbiamo visto, ostacolano questo sviluppo, questa evoluzione. Ecco perché la coppa è al contrario, quindi anche la pace rappresentata dalla colomba per adesso non può avvenire. O anche lo stesso buonismo, lo stesso decantare la pace può portare a un peggioramento della situazione anche in Russia con la guerra. Volevo dire anche che Nettuno è quindi il pianeta che durante questa luna piena è congiunto al Sole, e quindi vediamo che ci parla di coppe, quindi del valore acqua, così come ci parla il Sole. Veniamo poi ad Urano, che è molto importante perché è in quadratura Marte e Venere, e vediamo che appunto rappresenta una carta che ci parla di Marte e Venere che si ricongiungono. Quindi queste energie di crescita del femminino e di riequilibrio di energie maschile e femminili che abbiamo decantato ormai da mesi, che si saranno presentate in questo periodo, ci vengono confermate da questa carta del 2 di coppe di Urano, che sarà, diciamo, la cosa migliore che otterremo da questa luna piena e da tutto questo periodo. Quindi un ritrovamento dei nostri valori, un ritornare ad essere padroni, e con questo leone alato verso il quale va il caduceo che parte dalle coppe, quindi ritrovare i nostri valori e la nostra sovranità attraverso il riequilibrio delle energie maschili e femminili nella popolazione. E infine, come soluzione finale, quindi se la soluzione a breve termine di Mercurio è stata quella di contratti che portano a una pace instabile, Giove ci dice che la soluzione finale a tutta questa situazione complessa di guerra sarà appunto una crisi mondiale finanziaria, globale, di energia, delle risorse. Vediamo che il re di denari è questo re che è circondato di risorse, diciamo tutta la natura è rigogliosa intorno a lui perché vive appunto dei suoi guadagni e di quello che ha potuto costruire, quello che abbiamo costruito noi tutti creando questa società molto complessa, che però adesso è in declino
ne subirà, diciamo, le conseguenze e le spese a livello finanziario ed economico, perché appunto il re è a testa in giù. Quindi questo è tutto per la stesura dei tarocchi, spero che non mi sono dilungato molto, ma purtroppo ho fatto più veloce che potevo e quindi vi auguro una buona domenica e vi dico alla prossima e auguro a tutti ancora una ottima luna piena del 18 marzo nel segno della Vergine.